Buongiorno a tutti i partecipanti, a tutti gli intervenuti. A nome mio personale e di tutto il Consiglio Comunale di Sabuga di Sicilia, di cui mi onoro essere il Presidente, do il benvenuto a tutte le autorità civili, militari e religiose intervenute e a tutti i cittadini che hanno partecipato così numerosi, ringraziandoli di vero cuore per la loro puntuale e significativa partecipazione. Sento inoltre il dovere di salutare con affetto la signora Anna, moglie del generale Milillo, e i figli Gianfranco, Fausto e Nives. E se mi è consentito vorrei ringraziare in modo particolare la signora Guazzelli, che ho avuto il piacere di conoscere in questa occasione, per averci onorato della sua presenza. Con questa solenne cerimonia il Consiglio Comunale di Sabuga, all'unanimità, ha voluto onorare la memoria del nostro benemerito concittadino, generale Ignazio Milillo, ad un anno della sua scomparsa, deliberando di intitolargli la nostra aula consiliare. Ma chi era Ignazio Milillo? Certamente è stato un valido militare che, entrato nella benemerita, ha dato lustro alla nostra cittadina sabugese, grazie al suo qualificato ed impagabile impegno per la lotta contro la criminalità comune e mafiosa. Non spetta comunque a me ricordare l'Ignazio Milillo, fedele servitore dello Stato. Sicuramente lo faranno molto meglio di me negli interventi successivi tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo nel e per il suo lavoro. Io posso invece ricordare, per esperienza diretta, l'Ignazio Milillo uomo. Lo ricordo come marito affettuoso e premuroso, un padre di famiglia esemplare, un bravo genitore che ha saputo ben educare con tanto amore, affetto e dedizione i suoi tre figli. Generoso ed affabile, all'occorrenza austero e a volte anche severo, riusciva sapientemente ad amalgamare e conciliare il suo ruolo di affettuoso marito ed amabile genitore con quello molto impegnativo e delicato di fedele ed instancabile servitore dello Stato. Perché intitolare l'aula consiliare al generale Ignazio Milillo? Perché Milillo appartiene e rappresenta l'altra faccia della Sicilia, quella pulita, formata dalla stragrande maggioranza dei siciliani. Siciliani che vogliono lavorare onestamente, che credono in una società civile basata sui principi fondamentali della nostra Costituzione, sul rispetto dei principi di democrazia e legalità, e che utilizzano come armi di difesa l'intelligenza, l'operosità, l'onestà ed il rispetto reciproco. Questi cittadini si auspicano che finalmente la Sicilia diventi una regione normale, perché è la normalità che vogliono e non certamente la normalizzazione. Alcuni giorni fa, insieme ad altri numerosi amministratori di comuni che orbitano nell'Interland Saccenze, ho partecipato ad un incontro con il sottosegretario alla giustizia onorevole Vietti. Orbene, in modo compatto e forte si è avuta da parte di tutti un'alzata di scudi a difesa del mantenimento e del potenziamento del tribunale di Sciacca, di cui tutti ne riconosciamo la vitale importanza per il nostro territorio. E in aggiunta si è sprofondata anche la impellente necessità di costruire nel Saccenze una nuova e più grande casa circondariale, in sostituzione di quella già esistente ormai da tempo inadeguata. Per fortuna il sottosegretario ci ha dato ampie e convincenti garanzie in merito. La criminalità comune e quella mafiosa però non si possono combattere solamente con azioni di tipo repressivo. Una valida sana medicina nel contempo preventiva e curativa è rappresentata dal lavoro, la cui carenza è ormai endemica in Sicilia e soprattutto nella nostra provincia, dall'educazione scolastica dei giovani, perché la cultura allontana ed isola il fenomeno mafioso, dalla presenza di uno Stato visibilmente e decisamente schierato contro la mafia, perché qualsiasi collusione delle istituzioni crea una profonda e spesso insanabile sfiducia nel cittadino. È prioritario ed urgente, pertanto, che lo Stato intervenga in modo serio e deciso per creare concrete premesse per lo sviluppo del Mezzogiorno e della nostra martoriata Sicilia. Noi, per quello che ci compete, faremo il nostro dovere fino in fondo. La criminalità la lottiamo puntando anche e soprattutto allo sviluppo del nostro territorio. Superando le vecchie logiche campanilistiche, infatti, insieme ai comuni di Menti, Santa Margherita e Montevago, abbiamo costituito una delle prime unioni dei comuni, denominata Terre Sicane, fiduciosi che la sinergia possa aiutarci a valorizzare
uno dei più belli e suggestivi angoli di Sicilia, dove arte e cultura, architettura e ambiente, vini e sapori entrano in un connubio armonioso ed equilibrato. Questo meraviglioso teatro ne è un esempio. Dunque, sviluppo per la legalità e legalità e trasparenza per lo sviluppo. Ecco perché fra non molto scopriremo la lapide commemorativa del generale Ignazio Melillo. Con questa lapide il Comune di San Buco di Sicilia vuole anche ricordare e rendere il dovuto onore a tutti coloro, civili, militari e religiosi, che sono morti per la legalità. Dal maresciallo Pazzelli al generale Dalla Chiesa, dal questore Giuliano al commissario Cassarà, dal giudice Livatino ai giudici Falcone e Borsellino, dall'onorevole La Torre a Mattarella, dal giornalista Alfano a Fava, dal sindacalista Rizzotto a Miraglia, da Impastato a Grasso a Padre Puglisi, dal piccolo Domino a Di Matteo e a tutti gli altri che non sto a citare per ovvi motivi di tempo. Il generale Ignazio Melillo, come costoro uomo di legalità, con i suoi insegnamenti di vita e di fede, ha sicuramente contribuito a dare forza, coraggio e speranza a tutti i siciliani onesti, ed il suo nome, scolpito in questa lapide di marmo, dovrà far sempre ricordare a tutti coloro che oggi amministrano questa città e a quelli che l'amministreranno domani, che la dignità di ogni uomo sta anche e soprattutto nel rispetto della legalità. Grazie. Passo la parola al nostro sindaco Martino Maggi. Cittadini carissimi, autorità civili e militari, Sua Eccellenza il Prefetto, onorevoli parlamentari, colleghi sindaci e consiglieri comunali, e in particolare la moglie del generale, tutti i tre figli, i familiari, la signora Pazzelli, un sentito grazie a nome mio personale e dell'amministrazione comunale di San Buca per la vostra qualificata presenza che onora questa assise e soprattutto il generale dei carabinieri dottor Ignazio Melillo. Una personalità di tale levatura non poteva che meritare la massima attenzione e il rispetto di tutti i cittadini di San Buca e della municipalità intera, che oggi intitola al suo nome l'Aula Consiliare, centro propulsore dell'attività politico-amministrativa di una comunità. La commemorazione del nostro illustre concittadino e la intitolazione dell'Aula cadono esattamente ad un anno e due giorni dalla sua dipartita, avvenuta a Palermo il 27 gennaio dell'anno scorso. Ad un anno dalla scomparsa, la città di San Buca intende onorare degnamente